Ciao a tutti, bentornati nel mio canale Le ricette di Franci74. Oggi prepariamo insieme degli antipasti di sfoglia sfiziosissimi. Questi antipasti che andiamo a preparare oggi possono essere preparati in pochissimi minuti con pochi ingredienti, in ogni occasione, sia d'estate che ci mettiamo veramente pochissimo e abbiamo voglia di cose veloci, magari invitare gli amici a cena, stare un po' insieme, oppure anche d'inverno, perché comunque sono degli antipasti veramente velocissimi. Ora vediamo gli ingredienti e come si preparano. Ecco i nostri ingredienti: ci occorrono due zucchine, circa 100 g di parmigiano reggiano, 1 o 2 uova, parmigiano reggiano da grattugiare, un rotolo di pasta sfoglia rotondo, un rotolo di pasta sfoglia rettangolare e poi ci occorreranno pepe nero, basilico essiccato oppure fresco, e sale. Ok, iniziamo subito con la nostra preparazione. Preriscaldiamo il forno a circa 200-220 gradi in modalità ventilata perché la nostra preparazione sarà veramente veloce. Quindi iniziamo con la pasta sfoglia rotonda, la togliamo magari una ventina di minuti prima della nostra preparazione perché così quando andiamo ad aprirla non si spaccherà, quindi deve essere così fresca ma non troppo. Ok, io ho un coppa pasta di circa 9 cm perché andrò a fare delle tartelle dove andrò ad adagiare le mie zucchine con il parmigiano e l'olio, quindi veramente una preparazione semplicissima ma davvero golosa, veramente molto buona. Quindi andiamo a coppare la nostra pasta sfoglia. Quindi otteniamo questi cerchietti e li posizioniamo già sulla nostra teglia da forno che ho ricoperto con della carta da forno naturalmente. Ok, per rendere un po' più consistente, un po' più altina la nostra, perché noi andiamo a fare la nostra tartella, mettiamo sopra, quindi sovrapponiamo un altro dischetto di pasta sfoglia in questo modo. Quindi con un rotolo di pasta sfoglia a me ne sono uscite, devo dire la verità, 13, però l'altra, siccome il dispari la utilizziamo diversamente. Allora, dunque abbiamo formato già parte delle nostre tartelle e adesso andiamo ad affettare la zucchina. Può bastare semplicemente anche una zucchina a seconda di quanto appunto ne vogliamo mettere. Se abbiamo una mandolina, cioè quell'attrezzino che taglia le zucchine finissime, ancora meglio. Ok, ora riprendiamo la nostra pasta sfoglia e facciamo una sorta di bordino. Adesso prendiamo una forchetta e bucherelliamo la superficie di ogni tartella. Ok, adesso andiamo a mettere un filo d'olio. Un po' di parmigiano, e poi andiamo a posizionare direttamente le zucchine sopra così. Un altro goccino di olio
po' di sale. Un pizzico di basilico essiccato, oppure se preferite usate anche quello fresco naturalmente. Un pizzico di pepe nero. E se vogliamo un altro po' di parmigiano. Possiamo anche andare in forno, la temperatura ve la ricordo 200 oppure 220 gradi, lasciamo cuocere le nostre tartelle dai 15 ai 20 minuti, le controlliamo però mi raccomando. Passiamo alla sfoglia rettangolare, quindi srotoliamo bene, mettiamo così, andiamo a prendere il grana e lo grattugiamo con una grattugia con i fori larghi. Nella metà della nostra pasta sfoglia. Allora andiamo a prendere i lembi della pasta sfoglia, quindi la chiudiamo così, delicatamente togliamo la carta forno. Andiamo a riprendere la teglia. Adesso tagliamo la nostra pasta sfoglia. A rettangoli. E poi andiamo a girare in questo modo e li posizioniamo direttamente sulla teglia. Questi invece diventeranno dei grissini, dei grissinetti, magari da accompagnare a dell'affettato, insomma quello che più ci piace. Posizionata tutta la nostra pasta sfoglia tagliata a listarelle, mettiamo l'uovo direttamente in una ciotolina. E con un pennellino andiamo a spennellare. Una volta messo l'uovo, possiamo anche spolverizzare sopra i nostri piccoli grissini anche il restante formaggio che magari è caduto nella carta da forno, in modo tale che i nostri grissini saranno ancora più golosi. Volendo, possiamo anche grattugiarne un po' così sopra. Ok. Adesso il forno è già caldo perché abbiamo anche gli altri in forno. Sempre la stessa temperatura, 200-220 gradi, circa una ventina di minuti, forno ventilato. Ecco i nostri sfiziosissimi antipastini di sfoglia, sono pronti, io li ho cotti nel mio forno, sono bastati 15 minuti, ricordo la temperatura di 200 gradi, quindi controllateli dopo 15 minuti perché potrebbero essere pronti anche nel vostro forno. Come sempre voglio fare una bella prova assaggio, ho preparato un po' di aperitivo così me lo gusto per bene. Allora prendo questo alle zucchine, strepitoso, buonissimo, cioè in meno di 10 minuti farsi questi aperitivi proprio il top, veramente buonissimi. La salute, eh?
Quindi se vi è piaciuta questa ricetta velocissima, con pochissimi ingredienti, abbiamo fatto degli aperitivi buonissimi, sfiziosissimi, adatti veramente ad ogni occasione. Fate un bel like e se non vi siete ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi e attivate anche la campanella di notifica, così non vi perdete nessun video. Venitemi anche a trovare sui miei social, che sono Facebook, Instagram e Twitter. Non dimenticatevi anche di venirmi a trovare sul mio sito internet, che è www.lericettedifrancis34.com. E non perdetevi il prossimo video. Ciao!